Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: stravolgono tutti quanti le parole della moglie di Clady Cadieu che parla del dramma della malattia che li ha travolti, cambiandogli la vita. Clady Cadieu è uno dei professionisti ed ex vincitori di Amici di Maria De Filippi più amato e rimasto impresso tra i ballerini. Infatti, la sua sembra proprio una favola moderna. Il ballerino di origine albanese è arrivato in Italia come clandestino per coltivare la sua passione per la danza. Con una preparazione tecnica quasi perfetta, dopo la fine della trasmissione fu selezionato per diventare uno dei professionisti della trasmissione e lì ha continuato a lavorare fino a che non è tornato al teatro. A livello sentimentale è noto il suo matrimonio con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga. I due hanno avuto due figli. Le parole struggenti della moglie di Clady Cadieu. Charlotte Lazzari, moglie di Clady Cadieu, ha sconvolto tutti parlando della malattia del figlio Gabriel. Il bambino non ha neanche 2 anni e purtroppo soffre di meningoencefalite. Non è stato facile né per lei, né per il ballerino gestire la situazione. I due genitori per questo motivo hanno deciso di condividere sui social network la loro situazione anche per fare forza e aiutare le persone che si trovano nella stessa situazione. Charlotte ha deciso di scrivere uno struggente messaggio dedicato al suo secondogenito che ha commosso tutti i suoi fan. La donna ha dedicato la seguente lettera al piccolo. Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme, ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto. Il ballerino ha deciso di commentare il post della moglie, scrivendo: amo nostro grande. Non sono mancati i messaggi di solidarietà verso la coppia e il piccolo Gabriel. Numerose sono state anche le rassicurazioni di genitori che sono passati attraverso la stessa situazione e che li hanno invitati a non scoraggiarsi. Purtroppo, la malattia del piccolo Gabriel si è palesata poco dopo la sua nascita. Il bambino non ha ancora nemmeno 2 anni ed è stato ricoverato spesso in ospedale. Clady e Charlotte stanno vivendo dei momenti davvero difficili. Il loro secondogenito ha avuto una diagnosi meningoencefalite. Tutto è partito da degli strani movimenti fatti dal bambino durante il sonno, molto simili a delle crisi epilettica. Da quel momento è rimasto ricoverato per circa 1,5 mesi. In seguito, è arrivata la diagnosi e il percorso di terapia, lungo e difficile. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.